L'Intergiro è, anzi, al Gran Premio della Montagna è in testa con 5 secondi di vantaggio su Gonciar. Secondo te questa fissazione su 40 pure Frigo sta andando molto forte. Frigo che, oltre ad essere un buon scalatore, si difende benissimo anche il cronometro. Pantani ottimo, ha cambiato rapporto. Pantani nella salita del Gran Premio della Montagna, ottimo il suo tempo, un secondo solo da Jalabert. Praticamente sta andando forte come lui, proprio l'idea fissa. Però Jalabert aumenta il suo ritmo qui all'Intergiro, a 10 km dall'arrivo porta il suo vantaggio nei confronti di Pantani a 26 secondi. Comunque è ottima la prestazione di Marco, che vuole difendere la maglia rosa, anche perché tra due giorni arriviamo al Cesenatico e dal momento che ce l'ha, se la vuole tenere. A 5 km ancora 30 secondi di vantaggio su Pantani. Io l'ho seguito, 40, arriva Kamenzin, che è andato molto forte, quarto, arriverà in classifica generale. Tutta la corsa con lui. E Jalabert che sorpassa Noè. Siamo ormai nella discesa conclusiva. Io se ne te, Ivan. Jalabert, anche Pantani sorpassa Jimenez. Buon scalatore, ma a cronometro è proprio una frana. Però qual è il problema? Che non riesce a staccare Jimenez. E secondo me il direttore sportivo non riesce più a dargli comunicazioni. Jalabert arriva, vince questa cronometro con un ottimo tempo. Pantani che non riesce più a togliersi dalla scia Jimenez, non riesce più a avere, perché l'ammiraglia c'ha un microfono che può parlare con il corridore, solo che essendoci Jimenez in mezzo non può più farlo, e forse questo può avere un po' rallentato Pantani, anche perché bisogna dire che gli ultimi 10 km c'era il vento contrario e Pantani non è un passista. Vabbè, comunque altri, ottimo però. Pantani terzo all'arrivo e perde la maglia rosa per soli 2 centesimi. Veramente un... quanti sono 2 centesimi? È pochissimo. Pensa, però c'è sempre chi sta peggio di lui. Jalabert vince questa cronometro con 25 secondi su Gonciar, 55 su Pantani, 57 su Kamenzin, 59 su Frigo. La classifica adesso è modificata con Jalabert con 2 centesimi su Pantani, poi a 58 secondi Frigo, a 1 minuto e 9 Gonciar, a 1 minuto e 13 Gotti e Clavero, a 1 minuto e 11. E lui? A 20 metri è impossibile andare via adesso, il gruppo adesso marcia 60 all'ora. Mentre 100 metri ancora per i due uomini al comando nei confronti di Valotti, Valotti che sta per essere recuperato dal gruppo. Si sta organizzando la Saeco, oltre a Calcaterra si sono portati nelle prime posizioni anche Fagnini, lo vediamo inquadrato in questo momento, e Mario Cipollini. Quattro gli uomini di Bly Evans anche qui nelle prime posizioni, anche gli uomini di 40 si stanno riportando in testa. Tu ritieni possibile un Fagnini al posto di Cipollini? Oggi no, penso che oggi Fagnini tiri la volata a Cipollini, è adatto questo arrivo, quindi Fagnini tirerà la volata a Cipollini, è già sulla sua ruota. 15 secondi per Casagrande che sta tirando a fondo a 8 km dalla conclusione. Casagrande Ferrigato, Casagrande a blocco. Ferrigato invece un po' più stanco. Ormai non c'è più nulla da fare, dietro ci sono tutte le squadre dei velocisti che si stanno organizzando, anche perché poi adesso c'è un leggero vento contro che ha rallentato l'azione della coppia di testa. Ottimo il lavoro di Casagrande, 8 km all'arrivo, 12 secondi il vantaggio di Battistrada, le maglie rosse di Cipollini in testa, anche gli uomini di Ivan 40 incominciano a portarsi nelle prime posizioni, poi vediamo in quarta posizione Bo Hamburger, ma ecco la Mercatone che sta portando fuori dal centro gruppo Pantani. Non è che voglia andare a fare il traguardo. Stavo per farti la stessa domanda, non è per caso che Pantani voglia andare a riconquistare la maglia rosa per presentarsi con il simbolo del primato nella sua Cesenatico, mentre c'è qualche problema? Sì, probabilmente è andato molto vicino alla banchina, ha preso un po' di erba e si è agganciata tra il pedale e la scarpetta. Non concede spazio il gruppo ai due Battistrada, ormai 100 metri di vantaggio per i due Battistrada, 7 km dalla conclusione, Ferrigato ora si porta in testa, 7 km alla conclusione, ecco il cartello degli ultimi 7 km di questa
decima tappa di 189 chilometri dalle Marche alla Toscana, da Ancona a Sansepolcro. Ed ecco che Ferrigato si è rialzato, rimane solo al comando in questo disperato tentativo Filippo Casagrande. Filippo Casagrande lo vedete là in testa. Ah, ecco che Ferrigato viene ripreso dal gruppo. Ancora 100 metri per Filippo Casagrande, che ha vinto una tappa nel 95. Primo anno da professionista vinse una tappa, anche Ferrigato ha vinto una tappa al Giro d'Italia 3 anni fa. E la regia ci ripropone il momento in cui Ferrigato si rialza, continua Filippo Casagrande, si è voltato, ha capito che ormai la sua resistenza era inutile, mentre prende grossi rischi Filippo Casagrande nella scia di una moto. Sì, è uscito molto bene dalla curva nella scia della moto, però c'ha pochissimo, c'ha solamente 50 metri, adesso il gruppo si è messo in fila indiana, ormai la volata è lanciata, c'è il lavoro delle squadre, anche gli uomini dell'Amica Chips per Arazzi, sono spariti gli uomini della TVM ma hanno tirato tutto il giorno, quindi è comprensibile questo, probabilmente solamente Ivanov cercherà di tirare la volata a Fly Levens, anche gli uomini della Poltice, Guidi, anche 40 davanti. E stiamo attenti a quello che combinerà Pantani, se arriva nei primi tre. Ed eccoci al rallenti della prima curva, presa alla grande da Filippo Casagrande quando mancano 6 km alla conclusione. Ho visto anche gli uomini della Lampre nelle prime posizioni. Lampre per Sborato, sono ritornati nelle prime posizioni anche gli uomini della Saeco, adesso prova, mi sembra, Gili della Amica Chips. Eccolo là, Gili, poi ancora Lampre al contrattacco. A questo punto abbiamo Filippo Casagrande solo al comando. Sì, non desiste Filippo Casagrande, ancora 100 metri di vantaggio con Gili che è uscito dal gruppo, ma il gruppo è lì a 50 metri. Mentre cominciano a perdere terreno gli uomini della TVM che hanno lavorato a fondo, a blocco, per portare il gruppo compatto per Fly Levens. Gili raggiunge Casagrande. Allora, siamo con questa situazione, ormai dovremmo essere a 5 km dalla conclusione con Gili. Gili che è uscito dal gruppo, si è portato su Filippo Casagrande, mentre c'è la Saeco che tira con la Mercatone. 5 km alla conclusione. Mercatone 1 che cerca di uscire alla destra, è uscita alla destra con Jalabert che, accortosi del pericolo, cerca di portarsi nella scia di Pantani. Interessante questa azione, anche perché potrebbero nascere dei buchi come a Lanciano, dove Pantani perse 6 secondi e a causa di quei 6 secondi ha perso la maglia rosa ieri. Vogliamo ricordare che nell'ultimo chilometro, se ci sono degli incidenti, il corridore che viene coinvolto nell'incidente però non viene penalizzato con ulteriori ritardi, mentre se i cronometristi sono in grado di tenere un buco, cioè un distacco tra un corridore e l'altro, possono fare la differenza. Due battistrada, ancora una cinquantina di metri nei confronti del gruppo, ritorna a tirare Filippo Casagrande con Gili in seconda posizione. Questa appunto è la testa della corsa, ormai siamo con 50 metri di vantaggio nei confronti del gruppo. C'è una caduta, mentre Frigo è rimasto leggermente in ritardo per una foratura. Sfortunatissimo. Questa è una brutta foratura, perché a 4 km dall'arrivo forare diventa molto difficile rientrare. In ogni modo porta via uomini a Mario Cipollini, perché un paio di corridori dovranno attenderlo per rientrare. Bulvarelli. Esatto, adesso hanno 150 metri di ritardo Frigo, Secchiari e Petito. Naturalmente Frigo è terzo in classifica generale, quindi due suoi compagni si sono immediatamente fermati per cercare di riportarlo in gruppo, e questo potrebbe pesare per una volata di Mario Cipollini, nel senso che Petito è sempre stato il penultimo suo apripista negli sprint. A te Marco. Sono addirittura 4 gli uomini Saeco, perché è rimasto indietro anche Calcaterra che sta risalendo insieme a Frigo e a Petito, e dietro a tutti adesso con 300 metri di ritardo c'è Secchiari. Dunque 4 Saeco in cerca del gruppo.
e la regia ci ha riproposto, forse è il caso di rivedere l'incidente di Frigo con tutta la squadra, quattro uomini che si sono fermati per riportarlo in gruppo. Ricordiamo, Frigo è terzo e giustamente Cassani aveva subito annunciato, ecco qua Frigo in coda, si fermano immediatamente, vedete Petito, Calcaterra, mentre Frigo si sta riportando in coda al gruppo. Frigo è rientrato, ora però bisognerà vedere se gli altri compagni avranno ancora la forza di lanciare lo sprint per Cipollini. Eccola in ultima posizione, no, Frigo. Non riusciranno più a portarsi al comando, quindi Mario Cipollini può contare su Mario Scirea e Pagnini. Però sono curioso di vedere come va a finire questa storia, perché vedere la Mercatone 1 in testa per tirare la volata Pantani è qualcosa da gustare. Un corridore che può tirargli la volata è Fontanelli, che ha un'ottima sparata. Adesso Cesaini in testa, ma sono partiti gli uomini della Mapei, e ancora una volta Bettini che scatta mentre è stato Secchiari a passare la bici a Frigo. Allora siamo a 2 chilometri dalla conclusione, portiamoci verso la balaustra mentre Pantani è nelle prime posizioni. Vogliamo ricordare gli abbuoni? 12, 8 e 4 per i primi tre. E naturalmente se, ma siamo sempre nel campo delle ipotesi, Jalabert non guadagnasse abbuoni ma Pantani riuscisse a piazzarsi, arriverebbe nella sua Cesenatico in maglia rosa. Certo, è un fatto abbastanza atipico che in un volatone di gruppo si immetta nelle prime posizioni Pantani, mentre anche i Vitalizio Seguro incominciano a lavorare. Allora le maglie rosse della Vitalizio e della Saeco nelle prime posizioni, siamo ormai all'ultimo chilometro, ultimo chilometro per il gruppo, mentre c'è Ivanov con Scirea. Poi abbiamo visto la maglia tricolore di Tafi, gruppo allungatissimo, andatura a 70 all'ora. Eccoli ormai inquadrati dalle telecamere fisse, sempre con Ivanov in testa. Ora parte Scirea, lancia lo sprint Scirea, mentre ecco che si muovono anche gli uomini della Liquigas sulla sinistra. C'è Scirea, si sposta Scirea, Bly Levens ha in testa, ed eccoli ormai a 50 metri dalla conclusione, ancora i rossi della Saeco, ed è c'è Leoni che attacca, ma è Cipollini che vince poi con 40 in seconda posizione, Strasser in terza. Ecco il gruppo allungatissimo con Frigo al centro, ecco che passa Miceli, ora è la volta di Ricard, di Petito, e quindi Secchiari in ultima posizione. Allora rivediamo questo sprint, analizziamolo con Davide Cassani, e naturalmente ecco l'abbraccio di Cipollini a Scirea, che è stato veramente bravissimo nel lanciare. Sono bastati due uomini a Cipollini per lanciare questo sprint, Scirea, poi dopo Pagnini, e poi è partito Cipollini. Cipollini che ha lottato con Leoni, è uscito bene anche Arassi, e 40 che però era un po' più indietro ed è riuscito a rimandare solamente negli ultimi metri. Una bellissima volata, ecco la rivediamo, Scirea con Fontanelli sulla sinistra con la maglia gialla, mentre sulla destra Biagio Conte Leoni. Vedete anche Bly Levens scoperto, perché Fontanelli si sposta con Ivanova a ruota, parte Biagio Conte, si sposta Mario Scirea, Pagnini attende un attimo, anche Cipollini rimane benissimo nella scia, Leoni che cerca di mettere al vento Cipollini, stanno un po' appaiati a ruota di Pagnini, che ormai è partito anche Arazzi con la maglia bianca in quarta posizione. Poi vediamo anche Guidi, e parte Leoni sulla destra, Cipollini sulla sinistra, con Arazzi e Guidi. Pagnini smette di pedalare, ha esaurito il suo compito, comincia la progressione Mario Cipollini, Leoni cerca la scia, ormai non ce la fa più anche Arazzi, ma i 40 che esce sulla sinistra e Strasser, ma Cipollini vince abbastanza agevolmente con 40, Strasser e poi Arazzi, Leoni e Smetanini. Allora 189 km, 4 ore, 28 primi, 24 secondi, la media 42 e 250.
c'è stata un po' di rissa a pochi metri dal traguardo. Ma c'è stata questa lotta, una lotta fra l'altro senza tanto. Ritorniamo col fotofilm. Ma a questo punto in linea subito ad Auro Bulvardi. Eccoci Mario Cipollini, hai risposto a tuo modo a coloro che dicevano Cipollini non si lancia più nelle volate, tira più remi in barca, e oggi di nuovo primo. Com'è il nostro mondo, eh? Uno vince tre giorni dopo per un incidente, non riesce ad avere la condizione che vorrebbe, e si è già finita 32 anni dopo aver vinto 27 tappe e 136 vittorie. Il ciclismo è così, si è sempre di fronte a una prova, non è importante vincere, ma bisogna rivincere purtroppo, perché oggi ho vinto, domani è già dimenticata questa vittoria, e le critiche probabilmente servono anche ad alimentare passione per questo sport. La scritta 4-0, da domani fino a Milano. Tutti quanti scendete sulle strade con il cartello 4-0, la 40, bandiera del Milan, e accompagneremo 40 alla fino alla fine del giro. Si è... Toma sulla schiena che gli ha compromesso a certe volate, però si è prontamente ripreso e oggi ha dimostrato di essere ancora una volta il più forte. Ha vinto per la seconda volta qui al giro del 99, per la 27esima volta nella sua carriera. Decima tappa, Ancona San Sepolcro, l'ordine d'arrivo, primo Cipollini in 4 ore 28 primi 24 secondi alla media di 42.250 per i 189 chilometri. Primo Cipollini, eccolo qua inquadrato, secondo 40, terzo Strasser, quarto Arazzi, quinto Leoni, poi Russo Smetanine, poi Vallato, Vlai Levens, Guidi e Petacchi. Allora sino a questo momento i chilometri superati dal giro sono 1687, un trionfo per la Saeco nell'esatto istante in cui sembrava che la tappa stesse per concludersi con un disastro. Frigo che, mentre ecco il primo piano di Vlai Levens, Frigo che fora, che rischia di perdere la terza posizione, per aiutarlo si ferma tutta la squadra rischiando di lasciar solo Cipollini. Trionfo finale della Saeco, Frigo rientra, mantiene il terzo posto in classifica generale e Cipollini trionfa. La squadra praticamente divisa in due, un paio di corridori al fianco di Frigo per tutelare la sua classifica generale e un paio di uomini per Mario Cipollini. Sono stati molto bravi ancora una volta. Scirea è una ragazza eccezionale, sa lavorare alla perfezione, lo stesso Fagnini, guardate con che punto riesce a lanciare Cipollini, e Leoni che subito ha avuto qualche problema, e adesso vediamo che appunto ha ancora un qualche spallata con Arazzi, però secondo me qui è perché Leoni si è un po' disunito, ormai era corto di fiato e si è trovato vicino ad Arazzi, non era sicuramente, non l'ha fatto apposta. Ma adesso sentiamo cosa ci propone Claudio Ferretti nel processo alla tappa. Eccovi collegati con lo studio del processo alla tappa. Quindi il problema dell'attraversamento nei tunnel è molto grosso. Questa vicenda a cosa può portare? Dunque, intanto vorrei fare una presentazione per quanto riguarda il tunnel ferroviario e il tunnel stradale. È vero, noi abbiamo 600-700 km di tunnel stradali, 1000-1500 km di tunnel ferroviari. I piani di sicurezza per gli stradali e ferroviari sono diversi, ovviamente per ovvie ragioni, perché diciamo, il fattore umano incide molto su quelle stradali e meno su quelle ferroviarie. Però per entrambe bisogna pensare, bisogna rivedere un po'.